Ben ritrovati con il nostro telegiornale. Sono fuori dal carcere Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi, condannati nell'ottobre del 2021 in via definitiva a 3 anni per tentata violenza sessuale di gruppo per la morte di Martina Rossi, la giovane studentessa che precipitò nell'agosto del 2011 da una camera di albergo a Palma de Mallorca, dove appunto era in vacanza. Albertoni e Vanneschi stavano scontando la pena in regime di semilibertà, quindi entravano e uscivano dalla casa circondariale di Arezzo per poi andare a lavorare. Adesso arriva il pronunciamento del Tribunale di Sorveglianza di Firenze, che ha stabilito appunto per loro un affievolimento, insomma, della pena con l'affidamento in prova ai lavori socialmente utili. Completamente ubriaco cade in un dirupo e una volta soccorso se la prende con i carabinieri aggredendoli con delle forbici da potatore. Per questo un trentenne di origini straniere ma residente a Montevarchi è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di San Giovanni Valdarno. Adesso invece parliamo di infrastrutture. Due Mari e stazione Medio Etruria, questi due principali argomenti su cui si sono confrontati il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e tutti gli associati di Confindustria Toscana del Sud. Ma io sono per dare l'intesa, perché basta con rallentare e conseguentemente la società autostrade, almeno per il collegamento, ha proposto un progetto che a me sembra buono e conseguentemente andiamo. C'è il nodo di quello che può essere il passaggio della 71, appunto il nodo di Olmo, ma io ritengo che non si possa andare a riconsiderare sempre i progetti. Andiamo avanti. Alta velocità, io ritengo che sia giusto che per una stazione, diciamo Medio Etruria, quindi mediana fra Roma e Firenze, sia giusto farla, ma sia giusto farla con delle regole che siano precise, ovvero quello dell'interscambio fra la linea lenta e la linea veloce. Accade sempre così, è così che si costruiscono le opere, soprattutto in una cura del ferro che sia ambientalmente e funzionalmente per il trasporto pubblico più competitiva. Andare a prevedere un'alta velocità in aree in cui c'è il piazzalone ex novo da costruire, non so fino a che punto sia una buona soluzione, però io sono anche, se motivato tecnicamente, per valutarlo. Aspetto di essere chiamato a Roma, nel senso che la decisione finale è una decisione politica sul territorio della Toscana, quindi quando io sarò chiamato dal ministro a un tavolo dove potremo ragionare, io potrò far valere queste idee. Continuano le ufficializzazioni delle candidature degli aspiranti sindaci in vista delle prossime elezioni comunali che si terranno nel territorio arettino. Le ultime due in ordine di tempo sono ufficializzate, sono quelle di Federico Lorenzoni, 54 anni, per il comune di Poppi. La lista si chiama Costruire il futuro ed è sostenuta dai partiti di centrodestra. Nelle scorse ore anche il sindaco uscente di Castiglion Fibocchi, Marco Ermini, ha appunto ufficializzato la sua ricandidatura per la poltrona di sindaco nel comune del Valdarno Aretino. Nuovo distretto irriguo, l'acqua di Montedoglio arriva a Castiglion Fiorentino, una infrastruttura che era davvero molto attesa soprattutto dai produttori agricoli. E oggi possiamo aprire questa condotta. L'acqua è quella che progressivamente sul territorio, attraverso una rete irrigua sempre più efficiente, viene a arrivare qui dalla diga di Montedoglio e quindi dalla Val Tiberina, ma che consente un potenziamento delle attività agricole, perché è evidente l'insufficienza che finora aveva la rete fondata esclusivamente sulle falde o su quello che era l'acqua della Val di Chiana. A poco più di 2 anni dalla presentazione del progetto, con un intervento da oltre 2 milioni di euro finanziato con risorse europee e regionali, l'acqua della diga di Montedoglio arriva alle aziende agricole del territorio di Castiglion Fiorentino. Il distretto irriguo è il numero 8, una infrastruttura questa considerata indispensabile dagli imprenditori agricoli del territorio. Avevamo bisogno di acqua più buona, perché l'acqua un po' c'era, non è, però questa sicuramente è migliore, quindi bene. Composta da 4.300 metri di condotte, articolata in 5 nodi e dotata di 6 misuratori di portata, 20 punti di consegna per servire una superficie irrigabile complessiva di circa 200 ettari.
un consorzio di bonifica che fa innovazione e fa qualità della spesa. Qui c'è tangibilmente la risposta a come vengono spese le risorse dei cittadini da parte dei consorzi di bonifica e dei loro amministratori. E quindi questa è una giornata di grande orgoglio, si produce ricchezza, si produce bellezza dei territori, si produce impresa, si produce qualità della vita. Io credo che oggi davvero il sistema istituzionale toscano, come quello dell'ambito dell'Associazione Nazionale, possa essere davvero molto molto soddisfatto. Via quell'antenna dalla Via del Carmine, una folla di persone, non solo di Anghiari, siamo dunque in Valtiberina, ma appunto dall'intera vallata e anche dalla provincia di Arezzo, ha manifestato contro quello che secondo molti cittadini si tratta di un vero e proprio scempio che appunto si sta cercando di perpetrare ad Anghiari. Appena un mese fa i cittadini hanno scoperto che si stava installando in questa zona una antenna telefonica in uno dei luoghi più cari agli abitanti di un paese che comunque si fregia di essere bandiera arancione e di essere tra i borghi più belli d'Italia. Sappiamo, dicono i cittadini che fanno parte del comitato, che le opposizioni in consiglio comunale si sono già dichiarate disponibili a collaborare con il sindaco appunto per evitare questa installazione fortemente osteggiata dalla popolazione. Si è concluso ieri alle 18 ad Arezzo il primo Festival dello Spirito. Tra le iniziative, una davvero singolare, la lettura del Nuovo Testamento per 24 ore filate. Non spetta ai figli mettere da parte per i genitori, ma ai genitori per i figli. Per conto mio ben volentieri mi prodigherò, anzi consumerò me stesso per le vostre anime. 27 ore di letture del Nuovo Testamento, oltre 240 i lettori, tra cui sindaco, questore, prefetto, ma anche tantissimi cittadini che si alternano nella chiesa di San Michele ad Arezzo. Insomma, una vera e propria maratona di fede. Si tratta della prima tappa del Festival dello Spirito, che ad Arezzo ha in programma eventi per 3 settimane. È un valore grande, prima di tutto spirituale, ma è un'esperienza anche molto bella di comunione con le persone che si sono avvicendate a quel lambone. La staffetta di preghiera non si interrompe mai, nemmeno in piena notte. Nella chiesa sempre qualcuno è infatti pronto a prendere il testimone del libro più sacro della religione cristiana. E per me qui è stato un momento veramente straordinario di spiritualità, per rivivere dentro tutto quello che è l'importanza, specialmente del Nuovo Testamento. E che voi siate figli, lo prova il fatto che Dio mandò nei nostri cuori lo spirito del suo figlio, il quale grida, Abba, Padre. Si respira un senso di comunione e poi dal mio punto di vista c'è una forte intenzione di portare il più possibile la parola laddove non arriva. Oltre alla non stop di preghiera, in programma appuntamenti con il teatro, musical, convegni ed un emozionante concerto con oltre 400 coristi. Con un linguaggio che parla a tutti, che parla davvero a tutti, giovani, anziani, sani, malati, credenti e non credenti. Ecco, credo che sia un linguaggio che vuole incontrare la bellezza dell'umanità. Ballada in scena, due epoche a passo di danza, grande successo per l'appuntamento ospitato dal Teatro Petrarca di Arezzo con la Contemporary Dance Company diretta da Merola. L'appuntamento era lo scorso venerdì. Che raccontate a passo di danza, l'iconico decennio degli anni Ottanta diventato ormai un simbolo e l'epoca che stiamo vivendo, tra vertigine, smarrimento e speranza, in un dittico vincitore del prestigioso premio Danza e Danza come miglior produzione italiana. Elegia è un cercare di ritrovare un po' la sensibilità, e la dolcezza, la tenerezza nel gesto e soprattutto cercare di ispirare le persone alla gentilezza. Sul palco del Teatro Petrarca di Arezzo, la MM Contemporary Dance Company, diretta da Michele Merola, in scena con Ballad. È un
coreografia che mette insieme tutta la compagnia, ma con tanti duetti, con tanti tri, quartetti, con molto contatto. Questo nasce proprio dopo gli anni pandemici e quindi c'è molto contatto tra le persone. È una carezza per il pubblico, è veramente un darsi una mano a vicenda e prendersi cura l'uno dell'altro. Si conclude con la coreografia di Mauro Bigonzetti, che è appunto Ballad, che dà il titolo a tutta la serata, che è un omaggio agli anni Ottanta, soprattutto a quella che è la libertà che si respirava negli anni Ottanta, la voglia di vivere, la voglia di essere se stessi e la voglia di dire quello che si pensava attraverso la musica, attraverso la danza, attraverso il costume. Sabato invece il Teatro Petrarca ha ospitato il recital del tenore Vittorio Grigolo, che dunque è stato, come si suol dire, profeta in patria. Alla sua Arezzo, il tenore Vittorio Grigolo, tra le voci più importanti e apprezzate nel firmamento della lirica, si è esibito in un recital al Teatro Petrarca davanti al pubblico di casa. Protagonista di una serata su arie ed opera nell'ambito della stagione concertistica aretina, un cartellone promosso dalla Fondazione Guido d'Arezzo e con la direzione artistica di Giovanni Andrea Zanon, il tenore non si è risparmiato e in un'intervista concessa alle nostre telecamere si è anche raccontato. Beh, una strada che non è mai finita, siamo qua ancora per strada, no? Sembra, quindi siamo qui ad Arezzo dopo 29 anni, quasi 30 anni di carriera. Io ho iniziato, anzi no, 30 anni, diciamo, la carriera lirica del canto lirico, perché debuttai nel 1996-97 con l'Isir d'Amore, anzi ancora prima con la Petite Messe Solennelle di Rossini. Io mi sono innamorato del canto lirico sentendo questa voce uscendo fuori da mio zio Emo, che era anche lui un tenore, poi però non ha fatto carriera, non ha fatto strada, ma io sentendo questa voce da piccolo mi sono innamorato, quindi ho sentito quasi un supereroe, sai, quando i bambini incontrano questi, non so, l'uomo ragno, Batman, e io ho visto in mio zio un supereroe, mi sono innamorato e da lì è nato la passione, la dedizione. Avevo un maestro da piccolo, gli racconto questo aneddoto, diceva che era una Ferrari senza autista, e invece poi rincontrò mia mamma dopo 13 anni, e questo maestro era Monsignor Bartolucci, che ha scritto forse i più bei pezzi che abbiamo oggi per messa, da messa, per la Cappella Sistina. Ecco, Arezzo, il cavallo rampante, la Ferrari, no? E poi dopo questi 12 anni invece ci rincontrammo, perché io
stavo interpretando una parte in una nuova messa del maestro Bartolucci e il maestro mi diresse nuovamente, ma avevo ormai 24 anni, non più 12, e ero cresciuto, e questa Ferrari disse a mia madre: adesso ha anche il pilota. Oltre 40 cantine in degustazione, 35 stand gastronomici, 3 masterclass sui vini, 3 cene stellate e tanti altri appuntamenti. Sono i numeri dell'edizione 2024 di Chianina e Sirà, il Festival del Buon Vivere a Cortona, la 7ª edizione, in programma dal 9 all'11 di marzo. Si parte sabato prossimo alle 9.30 a Palazzo Casali con il Benvenuto e il Simposio Internazionale Cortona Città d'Arte e di Sirà. Un'altra eccellenza del nostro territorio, parliamo della finocchiona. Oltre 640.000 kg di finocchiona sono stati prodotti nel 2023, un prodotto che è addirittura arrivato in Germania, in Inghilterra, in Belgio, in Danimarca, in Svezia e anche negli Stati Uniti. Un dato che porta Arezzo a essere la prima provincia italiana proprio per produzione. Si conferma appunto la nostra provincia che batte in questo caso Siena e anche insomma altri mercati toscani. Chiude il podio per quello che riguarda la Toscana la provincia di Firenze con 498.000 kg. E siamo allo sport, sentiamo adesso Mister Indiani dopo il bel successo dell'Arezzo contro l'Ancona. Sono venuti 2 gol nell'ambito di una prima mezz'ora veramente importante, veramente bella, nell'ambito davvero direi tutto il primo tempo, insomma, veramente su livelli notevoli, ecco. Sono molto molto contento. Migliorata, è chiaro, quando migliori tutti, perché è riduttivo dire, no? Dice difensori. I difensori, avevi visto oggi, per dire, nella fase dalla metà di secondo tempo, quando sono entrati Renzi, Montini, noi abbiamo messo anche Renzi più avanti, cioè, ha fatto uno spezzone di partita straordinario. Era entrato Schoff e Martina, da quella parte sono veramente due importanti con gamba, ecco. Con l'entrata di Renzi abbiamo sistemato, vedi, questa è una risposta al discorso di prima. Quando la squadra acquisisce consapevolezza, ecco, io avevo anche chiesto questo ai ragazzi, perché dopo tutte queste prove, no, si diceva quella di Ferrara era emblematica in questo senso, cioè reggere un tempo in uno o meno e praticamente non accorgersi se eravamo uno o meno, ti dà consapevolezza, dice va, sfruttiamo, e oggi ecco inizio di partita. Però ripeto, ecco, non è solo, dice, guarda, sono migliorati i difensori, no, no, tutta la squadra è quando direi, mettiamoci anche il lavoro che fanno sempre in maniera straordinaria da 2 anni a questa parte. E mattoncino dopo mattoncino, alla lunga sicuramente i risultati si vedono. Quando facciamo queste vittorie belle, cioè hai bisogno di un po' di tempo per starci sopra, per godertela, e invece domattina siamo stretti a ripartire subito, tra l'altro stavolta sabato martedì, io credo sabato martedì siamo, non ho riordanza, ecco, d'avemmo giocato sabato martedì, cioè, so sabato mercoledì, ma sabato martedì, sicché era meglio non giocare, però il calendario dice dobbiamo giocare e andiamo a vedere. Se ripetiamo sarà difficile la partita di oggi, però andiamo a far bene anche a Gubbio. È finito invece a reti inviolate, come si suol dire, lo scontro tra l'Arezzo Calcio femminile e il Genoa. Sì, è stata una partita che abbiamo preparato bene, campo pesantissimo, durissimo, però penso che magari se c'era una squadra che poteva vincere e voleva vincere di più eravamo noi. Soprattutto il secondo tempo, non mi ricordo nell'altra metà che hanno fatto qualcosa di pericoloso. Quindi grandissimo impegno e si muove la classifica. Che cosa vorrebbe il mister dell'Arezzo femminile?
Che cosa manca? Quale particolare lei vorrebbe portare questi ragazzi a comprendere? Manca finire la stagione in un modo il più alto possibile, con partite così dove possiamo introdurre quello che mi piace fare, questo pressing aggressivo, per mettere le basi per l'anno prossimo. È quello che voglio. L'idea del progetto era questo, di rimanere qui e di crescere qui. Ci sono tante cose da fare, organizzative magari, e poi sicuramente anche calcistiche sul campo, però sì, si va avanti. Sei soddisfatta della partita oppure è mancato qualcosina che magari poteva finire meglio? Vabbè, sicuramente quello che è mancato è stato il gol, però comunque ci portiamo a casa un'importante prestazione che era quello che mancava da un po' di tempo. A mio parere è sembrato che nel secondo tempo siete venute fuori e le avete chiuse nella loro area quasi. Sì, il nostro obiettivo era proprio quello di andarle ad aggredire alte e cercare di metterle in difficoltà, e ci siamo riusciti. Non penso che loro abbiano avuto occasioni da gol, purtroppo non siamo riusciti a concretizzare, però comunque siamo contenti dell'atteggiamento. Poi tra l'altro avete avuto un paio di occasioni, specialmente a 2 minuti dalla fine, quel traversone che ha attraversato tutta la porta e due delle vostre non sono riuscite a cogliere la palla, insomma. Sì, comunque da quell'azione prendiamo una Carcassi che è entrata dopo, è andata sulla palla e ha messo un bellissimo cross. Adesso cercheremo di lavorare un pochino di più sulla finalizzazione e per la prossima partita cercare di segnare. Parliamo adesso invece di basket, perché la seconda fase del campionato per la SBA comincia davvero bene. L'Amen BC Servizi inizia la seconda fase del campionato battendo la Gulliver d'Ertona per 82-67. Dopo il primo canestro messo a segno dagli ospiti, la SBA infila un parziale di 9-0 che indirizza la prima parte di gara a favore del quintetto di coach Evangelisti. Dopo il 14-9 con cui si è chiuso il primo quarto, i ritmi di entrambe le squadre cambiano decisamente, la partita diventa più veloce. Jankovic e Iannicelli sono i primi riferimenti dell'Amen BC Servizi, mentre dall'altra parte sono ben 4 le triple prima dell'intervallo dei ragazzi di coach Ansaloni. Al rientro in campo la partita rimane con l'Amen BC Servizi a tenere la testa della gara e d'Ertona a rincorrere, chiudendo ogni tentativo di allungo degli Amaranto. La terza sirena si chiude sul 66-53. Nell'ultima frazione i ragazzi di coach Evangelisti mettono in ghiaccio la partita anche grazie ad un paio di canestri di Pelucchini che tengono a distanza gli avversari. Il punteggio finale dunque è di 82-67. L'Amen BC Servizi parte con il piede giusto in questa seconda fase del campionato. La prossima sfida sarà quella contro il Borgo Manero, altra formazione giovanissima che nella prima uscita è stata sconfitta a Quarrata. Sicuramente Borgo Manero è un'altra squadra con un altro settore giovanile importante. La differenza è che loro hanno anche qualche senior d'esperienza. Naturalmente siamo fuori casa. Dobbiamo sicuramente giocare con un atteggiamento migliore sotto un profilo di attenzione probabilmente, però sappiamo qual è il nostro percorso, insomma andiamo là con la mente serena, lavoriamo bene tutta la settimana, ci interessano i miglioramenti dei nostri ragazzi, anche stasera abbiamo visto bene Iannicelli, Jankovic, quindi sono molto contento. Serie B nazionale di ginnastica ritmica, la società Aretina Falciai vince anche la seconda prova a Forlì. Le farfalle aretine dunque sono in testa alla classifica e adesso davvero sognano la promozione in Serie A2. Ad aprire la gara era stata Ginevra Bindi al cerchio, a seguire Sofia Boschi alla palla, Isabel Puccinelli alle clavette in prestito dalla Motto di Viareggio e Maria Vittoria Berti al nastro. A bordo pedana a seguire le compagne di squadra anche Rachele Rossi. Soddisfazione dunque in casa Falciai per un successo che fa ben sperare per la prossima tappa del campionato di Serie B. Ed infine chiudiamo con l'Historic Rally che è stato ospitato delle Vallate Aretine nell'ultimo fine settimana ad Arezzo, e di Angelo Lombardo, la 14ª firma appunto sull'albo d'oro di questa manifestazione. Il pilota siciliano, già vincitore
dell'edizione 2022 della gara, ha concretizzato al meglio l'indiscussa leadership espressa sui chilometri dei passaggi cronometrati, appunto, che erano in programma, affrontati al volante della sua Porsche Carrera. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per l'attenzione e arrivederci.